Una sfida al pregiudizio, un test sul grado di informazione in materia di AIDS. La ONLUS, che si batte da sempre per la prevenzione dell'HIV, quest'anno sceglie di declinare la campagna Gesti Quotidiani per rilanciare la lotta contro il virus. Venerdì sera, a partire dalle 22.30, un gruppo di persone sieropositive si ritroverà in Piazza Duomo a Pietrasanta per chiedere un abbraccio, una stretta contro la disinformazione, contro l'ignoranza. Sono 8 anni che ci impegniamo tantissimo sul territorio e vorremmo e vogliamo sapere insieme all'assessore Laura Santini a che punto è l'informazione. Chi di voi avrà paura di abbracciare un sieropositivo? Noi ci saremo, ma voi verrete a trovarci in piazza e ad abbracciarci? L'idea è stata pensata dai volontari Unlights per richiamare l'attenzione su un argomento che non fa più notizia, ma che registra ogni anno 4.250 nuovi casi di contagio in Italia. È molto più diffuso di quello che dicono i dati ufficiali, che riportano soltanto le persone certificate, quelle che già sanno di essere malate, ma ci sono molte persone che non lo sanno. E quindi, se avete avuto dei comportamenti a rischio, fate il test. Le persone sieropositive, che daranno vita al singolare flash mob, avranno il volto coperto a tutela della loro privacy. L'amministrazione comunale di Pietrasanta appoggia questo evento, come ha fatto negli ultimi 2 anni, perché tutte le iniziative dell'associazione Unlights hanno sempre qualcosa di particolare per informare sia i giovani che gli adulti sui pericoli dell'HIV. Noi non abbiamo paura di far discutere.